Non è un film quello che scorre intorno, che vediamo ogni giorno, che giriamo distogliendo lo sguardo. Non solo lotta al traffico illegale di stupefacenti. L'attività della Guardia di Finanza tocca da vicino un altro grande tema, l'immigrazione. Un lavoro complesso che richiede un duplice impegno. Da una parte assicurare gli scafisti alla giustizia, dall'altra tutelare la sicurezza dei migranti. Il contrasto al flusso migratorio prevede la necessità di coniugare due esigenze, quella di esercitare l'azione di una forza di polizia, quindi fermare il traffico sospetto, capire di che si tratta e agire secondo ciò che le norme ci consentono di fare. Dall'altro lato dobbiamo, accertata la presenza di migranti a bordo, tutelare la loro incolumità. La tutela dell'incolumità riguarda soprattutto i bambini, capaci tuttavia di non perdere il sorriso anche nelle situazioni più difficili. C'è una forza e c'è un'energia, tutto può ricominciare, tutto può essere messo in moto anche dalle condizioni più sfavorevoli. In Italia, tuttavia, il fenomeno presenta differenze da regione a regione. In Puglia noi abbiamo un flusso migratorio che è dimensionalmente ridotto. Poche migliaia di migrati clandestini in un anno rispetto magari ai quasi 180.000 che interessano l'area siciliana e provengono dalla Libia. Un'efficace azione di contrasto può però avvenire solo attraverso una cooperazione tra le autorità dei diversi paesi coinvolti. Fenomeni transnazionali, fenomeni che hanno un carattere di internazionalità, non possono che essere combattuti con strumenti internazionali, dove la collaborazione internazionale e la sinergia è alla base per avere successo. Diversamente non ci sono molte possibilità per essere efficaci.